Dal Vangelo di Marco. In quel tempo gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro: venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise ad insegnare loro molte cose. Sorelle e fratelli carissimi, buona domenica. Oggi la buona novella vi raggiunge dal piazzale davanti la chiesetta di Santa Liberata, alla periferia di Lanciano, per indicare da una parte il luogo in disparte in cui Gesù conduce i suoi apostoli di ritorno dalla missione e dall'altra la necessità che il nostro riposo sia vissuto insieme con Gesù, simboleggiato da questa piccola chiesa a cui le persone di questa contrada sono molto legate. Nelle domeniche precedenti avevamo visto Gesù rifiutato a Nazareth, che però non si chiude in se stesso, ma continua ad andare di villaggio in villaggio per insegnare il Vangelo, per annunciare la parola del Regno. E poi che Gesù non si ferma solo alla sua missione, al suo impegno personale, ma coinvolge nella missione gli stessi discepoli, che proprio nel Vangelo di oggi, per la prima volta, vengono definiti apostoli, cioè inviati. Chiede anche a loro Gesù di partecipare all'annuncio del Vangelo, all'annuncio del Regno, e li manda a due, senza sicurezze umane, senza puntare sulle risorse dell'uomo, ma fidandosi di Dio, della provvidenza, delle persone che avrebbero incontrato lungo il cammino. Questa missione era temporale. Dopo un certo periodo, gli apostoli, lo abbiamo ascoltato nel Vangelo, fanno ritorno da Gesù. Gli raccontano ciò che hanno fatto, ciò che hanno detto, e si raccontano. Mettono in gioco tutta la loro vita, tutto ciò che è successo, tirano fuori dal loro cuore le emozioni, i sentimenti più profondi. Gesù infatti non è il loro datore di lavoro e loro non sono semplicemente degli operai. Gesù e gli apostoli sono amici, hanno fra di loro una relazione affettiva, vivono fra di loro una relazione come quella delle persone innamorate, come quella degli sposi, e quindi la condivisione, il raccontare, il raccontarsi è fondamentale. Quando in una coppia, quando in una famiglia non ci si mette più in gioco, si fa solo la lista della spesa, chi fa questo, chi fa quello, ma la famiglia in queste condizioni non dura molto, la coppia in queste condizioni non va molto avanti. Gesù e gli apostoli sentono il bisogno di condividere la vita, di condividere il cuore, di camminare davvero insieme sulla strada del Regno. Perciò Gesù chiede agli apostoli di andare in un luogo in disparte, da soli. La cura di Gesù per gli apostoli è molto attenta, la cura di Gesù per gli apostoli è molto precisa. Non si limita soltanto a farli sedere, a dare loro un giorno di ferie perché si possano riposare. Vuole curare il loro cuore, non soltanto il loro corpo. Perciò cerca un luogo solitario, perciò cerca che in quel luogo solitario possano starci soltanto loro. Prendono la barca, cominciano ad andare, ma quale sorpresa scoprire che quello che era un luogo solitario, che quello che era un luogo dove volevano stare da soli, era stato già riempito da tanta gente che, vedendo i loro movimenti, aveva intuito il luogo dove stavano per andare. A questo punto cosa succede?
Gesù non dice agli apostoli: facciamo macchina indietro, andiamo da un'altra parte. Modifica il suo programma, perché come ha avuto cura degli apostoli, così adesso ha cura delle persone che vede, perché si accorge subito che sono persone un po' sbandate, che vanno e che vengono, che sono come pecore senza pastore. E le pecore senza pastore dopo un po' cominciano quasi a girare intorno, si scontrano fra di loro, non sanno dove andare, non sanno cosa fare, sono immediatamente preda del lupo o di chiunque voglia approfittare di loro. Gesù questo non può permetterlo. Gesù, come ha avuto attenzione e carezze per i suoi discepoli, adesso ha attenzione e carezze per queste persone. Ma la cosa straordinaria è che Gesù a queste persone non dà immediatamente da mangiare. Lo farà, lo ascolteremo domenica prossima, carissimi. Non dà semplicemente testimonianza della sua forza compiendo miracoli. Prima di tutto si mette ad insegnare. C'era un proverbio antico che diceva: se vuoi dar da mangiare a una persona per un giorno, offrigli un pesce. Se vuoi dargli da mangiare per tutta la vita, insegnagli a pescare. Gesù offre a queste persone la parola di vita, la parola d'amore che sgorga dal suo cuore di figlio di Dio fatto uomo per la nostra salvezza. Dà cioè un senso per la loro esistenza. Sta insegnando loro a pescare, sta insegnando loro come muoversi ogni giorno della propria esistenza. Gesù si rende immediatamente conto che a quelle persone non basta un panino né un biscottino, ma non basta nemmeno un giochino o un telefonino. Hanno bisogno di qualcosa di più sostanzioso, di qualcosa di più sostanziale, e quindi offre il significato profondo della loro esistenza. Offre la possibilità di avere un orientamento per tutta la vita. Certo, non tutte le circostanze Gesù poteva prevederle immediatamente, ma offrendo loro il senso della vita ha dato loro la bussola per tutta l'esistenza, ha messo nelle loro mani il navigatore per giungere al traguardo della loro vita senza perdere l'orientamento, senza girare a vuoto di qua e di là, senza essere in balia dei venti e degli eventi. Quindi questo momento di intimità che lui voleva vivere con gli apostoli, alla fine lo vive anche con tutta quella moltitudine. Offre a tutti il riposo, offre a tutti l'incontro con sé e con la sua parola. Cerchiamo anche noi l'incontro con il Signore Gesù. Cerchiamo anche noi l'ascolto della sua parola, cerchiamo anche noi il pane che non sazia soltanto il nostro stomaco, ma che sazia l'intera nostra vita. Domenica scorsa l'Italia ha vinto i campionati europei. Bellissimo, ci siamo tutti entusiasmati. Qualcuno, anzi moltissimi, sono andati anche oltre. Ma quanto può valere questa vittoria per la nostra vita? Ci fa piacere, ma non incide minimamente. È stato per noi appunto come un biscottino. È stato per noi un bel momento di gioco, ma non è sufficiente per riempire la nostra vita. La domenica è il giorno in cui Gesù ci offre questo riposo, in cui ci dice: venite in disparte voi soli in un luogo solitario con me. Facciamo questo momento di riposo, facciamo questo momento di ricarica. La domenica, care sorelle e cari fratelli, è il momento in cui Gesù, nella Santa Messa, nella nostra chiesa o in una chiesa in cui ci troviamo ad andare, ci offre questo riposo, ci offre l'erba verde e l'acqua fresca, ci offre la sua parola, ci offre il suo corpo, perché davvero la nostra domenica sia la domenica delle relazioni con Dio e fra di noi, sia la domenica del riposo, sia la domenica del risorto. Questa è una caratteristica che dobbiamo avere sempre nella nostra vita, anche noi che
Nel tempo e nello spazio siamo lontani da Gesù, anche noi che siamo i discepoli e gli apostoli di questi tempi. Dobbiamo andare con Gesù, dobbiamo metterci in movimento, dobbiamo cercare anche la solitudine con Gesù, il confronto con Lui. Dobbiamo fare, per dirlo con una parola, non tanto un coffee break, ma un Jesus break, un momento di sosta insieme con Gesù. Dobbiamo fare il pieno insieme con Gesù per poi poter ripartire per una nuova missione. Se non ci ricarichiamo, a un certo punto cominceremo a girare a vuoto, a non avere più nulla da dire. Se invece ci incontriamo con Gesù, saremo sempre sul pezzo, sempre pronti a dire una parola d'amore e di vita. Ve lo voglio comunicare e concludo con due esempi molto chiari, sempre ma soprattutto in questo tempo di estate. I nostri telefonini sono sempre più pieni di tutto, i nostri telefonini ci permettono di fare tutto, hanno delle app fantastiche, ci aprono un mondo, ma se non hanno la batteria carica non servono a nulla. Il tuo telefonino tu lo devi ricaricare. Tu, nel tuo cuore, nella tua mente, nel tuo corpo, ti devi ricaricare e devi farlo insieme con Gesù per poter offrire un mondo alle persone che ti incontrano. E il secondo esempio è tratto dalle nostre macchine. Sono piene le strade in questi giorni in cui le persone si concedono quel po' di vacanze che è possibile fare. Le macchine hanno bisogno di fermarsi alla stazione di servizio per fare una revisione, per fare il pieno. Se tu non fai una revisione, se tu non fai un tagliando alla tua macchina, tu corri dei rischi. Se tu non fai il pieno alla tua macchina, tu ti fermi. Per quanto grande possa essere il serbatoio della tua auto, prima o poi hai bisogno di riempirlo, altrimenti non vai da nessuna parte. Fermiamoci, facciamo un tagliando alla nostra vita, riempiamo il serbatoio del nostro cuore per poter riprendere il cammino e poter continuare insieme con Gesù ad annunciare la bellezza del Vangelo, ad annunciare la bellezza del Regno. Buona vacanza, buona estate, viviamola con il Signore, viviamola nella sua pace, viviamola nelle belle relazioni con gli amici e in famiglia.